La riserva d'Annunziana ha restituito i suoi antichi splendori e il sogno dei pescaresi dopo il rogo dell'agosto di 2 anni fa. E finalmente partono i lavori entro i prossimi 10 giorni al massimo, come annunciato dal vice sindaco Santilli. Si inizia con la rimozione delle piante irrimediabilmente compromesse, ma ci vorrà del tempo, come ha rimarcato l'esperto Nevio Savini. Una volta liberato il soprassuolo, sgomberato da tutti i pini e tutte le altre piante oramai secche, tranne alcune che bisogna lasciarle per fini naturalistici, per la avifauna e per la microfauna, si dovrà provvedere pian piano a, se necessario, integrare con altre piantine. Preferibilmente però occorre prima vedere se quelle presenti siano sufficienti a reintegrare la pineta. Immediatamente dopo c'è un progetto presentato da Alberi Italia, dove l'amministrazione comunale ha in mente di eliminare la strada via della bonifica per unificare il comparto 5, il comparto 4 e 3. Tanto durante questa fase già ha previsto qualche cambio sulla viabilità? Stiamo lavorando anche su questo per non creare problemi ai cittadini che da Pescara devono andare verso Francavilla e da quelli che vengono da Francavilla verso Pescara, e non avremo grossi problemi per quel che riguarda la scuola di via Scarfoglio, perché chiuderemo forse la strada di via Silone solo per qualche giorno per dare la possibilità di abbattere quelle piante che cadono sulla strada. Con orgoglio il primo cittadino ha presentato una pubblicazione voluta e sostenuta dall'amministrazione I Parchi Cittadini di Pescara, la biodiversità sotto casa. La città conta 60 aree verdi e ha rimarcato Masci, 18 sono i siti che ho voluto durante questo mio mandato. È una descrizione dei parchi pubblici di Pescara, in cui c'è tanta biodiversità, sia vegetale che animale. La gente deve essere consapevole di questa cosa perché comincia ad attuare comportamenti nella direzione degli adattamenti climatici. La consapevolezza è la prima cosa, la conoscenza è la cosa più preziosa, per fare cose. Se non si conosce, non si può operare.